Roy Paci canta Il bello del mondo come fosse una favola, vale la pena. L'intervista. Questa volta si parla al cuore. Quel cuore indurito dalle immagini dei telegiornali, dalle fotografie sui giornali, da sentenze urlate e da ingiustizie discrezionali, nel senso che spesso chi più ne è artefice più ne è assolto. Roy Paci si riprende gli Aretusca e ci porta in tanti sud del mondo. Dal punto di vista della sua musica, spesso più profondo di tanti tratta sociologici. Il disco si intitola Vale la pena. Roy Paci, la sensazione è di un disco che è una geografia del mondo, dall'Africa al Sud America, all'Italia. La geografia dell'umanità è il cuore del progetto di questo album, le linee immaginari dei sud del mondo, le connessioni tra le sonorità soprattutto quando entra in quelle musiche. Non sono solo gli accordi che cambiano certe connessioni, ci sono brani che hanno vivacità di esecuzione ma testi tristi, questa dicotomia mi ha sempre affascinato. La sua musica va oltre le barriere del tempo. Provo a scardinare i fusi orari, ho ancora il coraggio di pensare che la musica possa abbattere steccati e frontiere. Ho vissuto spesso in Africa e Sud America. In alcuni paesi del Centro Africa, nell'area più occidentale, ho trovato raffigurazioni ritmiche che ricordano il samba reggae brasiliano. In quel momento l'Africa me la sono immaginata unita al Sud America. Un brano è Revolution, un inno di rivoluzione cosciente. Prima con la musica potevo urlare contro qualcuno, con Revolution credo nel cambiamento interiore. Uno squillo meno barricadero. Solo con me stesso rifletto su quella che è la più giusta rivoluzione da fare. È una canzone di speranza. Poi che è Ipocrita, brano nel quale molti possono identificarsi. È stato uno degli ultimi brani scritti dal punto di vista del testo, non sapevo come partire, quale potesse essere la prima parola da scrivere. Come ne è uscito? Mi sono rivolto a una persona di cui non dirò mai il mio nome. Dopo 35 anni mi sono fatto attraversare e guidare da una forza incredibile di un dettato che mi è arrivato una notte. Che è una dedica a David Berardi, il primo Brown dei Cor Veleno, mancato a soli 39 anni. Ho molto amato Davide, la sua mancanza è stata un grosso colpo. Era un musicista molto umano, nei due tour fatti col mio progetto è stata una presenza importante. Una notte mi sono svegliato come se lui mi dettasse il testo. Nel suo lavoro esiste la gratitudine. I più giovani vivono un periodo storico particolare. Non è facile crearsi un progetto. Un conto è il cantante, altro è la responsabilità e l'abnegazione di chi è leader di un progetto. Tutto facile nella musica? No, ma glielo si fa credere. Dedica alla sua città, Augusta, una canzone col ritmo della narrazione, quasi una favola. Mi piace l'idea di favola. Per la prima volta ho scritto una canzone per la mia amata e odiata città. In 20 anni mai ho suonato nel paese. Ma ne amo la gente, il popolo, quello meno abbiente, vengo da una famiglia di contadini. Vado a trovare i genitori. Qui sembra un conto, quelle storie di. Canta storie che salvano e riannodano la tradizione. Non mi sono mai permesso di cimentarmi nel ruolo del rapper ma in quello di oratore sì, e il conto è un rap primordiale che ormai fanno in pochi. Sono rare le persone che lo portano avanti, narra dell'epopea carolingia e dei briganti in Sicilia, parla di gente normale e storie quotidiane. C'è un po' della mia vita, ci sono io piccolo con i fogli bianchi bagnati di lacrime. Non deve essere facile vivere e lavorare in Sicilia.
Spezzo sempre una lancia a favore della Sicilia, ma ci sono pure dinamiche che portano pericolo se le tocchi. Ho subito anche minacce, e parlo di minacce armate per avere cantato la bellezza dello stretto di Messina senza il fatidico ponte. Lo schifiguri si sono piazzati sotto il palco. Mi impegno contro i soprusi e la dinamica mafiosa, con grande vigore. Anche al fianco di Rita Borsellino. De Augusta parlo da quando non ci abito. Vale la pena, un titolo che è anche un punto della situazione. Rifarei tutto, a partire dagli errori. Chi vive in un territorio che rimane decentrato dai focolai della musica negli anni Ottanta fa una prova di forza. Per aprirti devi passare lo stretto di Messina e affrontare il mondo che non è quello che ti raccontano. Esiste ancora il bello? Per me la bellezza è in ogni cosa. Promozione con un po' di musicisti. Alcuni fratelli della mia band gireranno con me l'Italia. Ci sono costi alti per questa operazione negli store, ma voglio essere musicista anche lì. A breve saprete del tour.